Ciao raga, benvenuti e bentornati sul mio canale. Allora, anche oggi facciamo un What I Eat in a Day perché vi è piaciuto tantissimo e penso di proporvene uno a settimana. Allora, stamattina ho preparato il porridge, quindi questa zuppa di fiocchi d'avena che è tipica inglese, che io faccio molto spesso. Mi sono aiutata con una tazzina per prendere, diciamo, come misurino, quindi ho fatto 2 tazzine di fiocchi d'avena a cui ho aggiunto 4 tazzine di latte di soia, come sapete la per la mia intolleranza, ma voi potete utilizzare tranquillamente il latte normale. Quindi mettete tutto in un pentolino, aggiungete un pizzico di sale, ma leggermente, giusto perché va ad esaltare i sapori, e mettete sul fuoco per circa 14-15 minuti a fuoco lento. Poi io ci aggiungo la cannella perché a me piace tantissimo. Io metto un bel po' di cannella, ma in realtà potreste mettere del cacao o anche farlo direttamente bianco. Però quello con la cannella risulta abbastanza dolce, quindi diciamo io lo vedo più per colazione. Allora, l'unica scocciatura del porridge è che deve cuocere un po' e quindi dobbiamo stare un po' lì a girare per fare in modo che non si attacchi il tutto, e quindi una volta, diciamo, trascorsi questi 14-15 minuti, lo mettiamo in una tazza e lo mangiamo. Io l'ho messo in questa ciotola, una bellissima porzione, molto abbondante, diciamo. E quindi mi godo questo buonissimo porridge. C'è da dire che comunque è un alimento nuovo, quindi sono sapori nuovi a cui noi non siamo abituati, tant'è vero che io quando l'ho provato inizialmente a me non piaceva, poi dopo la seconda o la terza volta che l'ho riprovato l'ho adorato, e quindi io lo faccio spessissimo sia per colazione ma a volte anche per cena. Quindi dopo aver mangiato tutto il porridge, che era molto sostanzioso, prendo un ottimo caffè, come sapete, il mio amore, e non riesco ad iniziare la giornata senza averne bevuto almeno uno. Ciao raga, allora finalmente vi faccio vedere col viso. In pratica da stamattina, ora è ora di pranzo, infatti è 1:30, sono impegnata in una traduzione, in un progetto che sto facendo all'università, e quindi mi ha tenuto molto molto impegnata. In realtà non so neanche cosa mangio perché questa volta non ho aiutato mia mamma, ma ha preparato direttamente lei. Anche oggi siamo da sole a pranzo perché mia sorella non c'è, mio padre è a lavoro, e quindi ci delizieremo con qualcosa di, spero, buonissimo. Sto facendo questa traduzione che mi sta togliendo l'anima e c'è tantissimo tantissimo tempo, e quindi niente, sto cercando di farla, dovrei finirla in questi giorni. Mi sono appena spostata in cucina per pranzare, e allora oggi mangeremo questo, come si chiama? Questo tramezzino di carne con provola e speck dentro, e poi con le patate al forno. Oggi ci manteniamo un po' leggere, anche perché stamattina io, a parte che ho fatto colazione un po' tardi, però mi sono mangiata, avete visto, quella tazzona di porridge, e quello sazia molto. Infatti il porridge spesso lo faccio o per colazione o per cena addirittura, perché mi sazia molto, ovviamente sempre verso le 7 quando faccio la cena, cioè per il porridge, altrimenti è un po' pesante. Allora, ho mangiato, però visto la mia digestione molto veloce, ho freddissimo, quindi mi sono messa la mia vestaglina. Ora mi faccio un buon caffè, in realtà volevo anche qualcosa di dolce, però vorrei evitare perché oggi pomeriggio farò un dolce buonissimo, e poi faccio vedere veramente con i lamponi, quindi buonissimo. E niente, ora faccio un caffettino che dopo pranzo è d'obbligo. Raga, adoro questa vestaglia, ma come devo fare? Mia mamma me la vuole lavare, io non glielo permetterò ancora per un altro giorno. Nella mia postazione coffee facciamo un caffettino. Io poi non ve l'ho mai detto, ma io utilizzo queste cialde di caffè Borbone,
e la rossa, che è molto molto buona, anche la nera, perché ci sono varie colorazioni in base appunto dal caffè. Quindi caffettino time. Intanto butto le carte perché mia mamma dice che lascia tutto così in disordine. Io sono un po' disordinata. Questo è il nettare della vita. Raga, il caffè, che poi io lo prendo amaro, non so se l'ho mai detto. Lo prendo amaro e prima quando lo prendevo con un po' di zucchero di canna, poi anche tramite la mia forza di volontà ho deciso di imparare a prenderlo senza zucchero. Da quando lo prendo senza zucchero, ormai saranno un paio d'anni, raga, non ce la faccio a prendere il caffè con lo zucchero. Cioè, veramente per me è una tortura. L'altra volta, che posizione? L'altra volta andai al bar e non lo so, in alcuni bar devi specificare il fatto che tu voglia il caffè amaro. E comunque io non lo sapevo, mi porto questo caffè a tavola, io giro perché anche se amaro io lo giro, e quindi lo provai, raga, stavo per vomitare perché era zuccherato normalmente, neanche con quel po' di zucchero che io ci mettevo una vita, proprio zuccherato normale, Maggi Light. Comunque poi comunque, allora, il caffè quando è amaro, cioè nel senso senza zucchero, anche più di uno se ne può prendere, ma se già prendete il caffè zuccherato 2-3 volte al giorno, acquisite bei zuccheri, un bel po' di zucchero, quindi mi raccomando. Ma poi, raga, il caffè amaro è un'altra storia, veramente. Cioè, sentite proprio l'essenza del caffè. Ed eccoci qui al pasto preferito della giornata, ovvero la merenda. Raga, ho fatto questo dolcino buonissimo e semplicissimo che ora vi vado a mostrare. Allora, ho preparato questo con dei lamponi, uno yogurt bianco, io sapete utilizzo quello di soia ma voi potete utilizzare quello greco, uno sciroppo d'agave e soprattutto dei pavesini al cacao. Allora, quindi in un mixer vado a mettere lo yogurt, i lamponi sciacquati ovviamente, mi raccomando, e un po' di sciroppo d'agave. Come sapete il mio yogurt è amarissimo e quindi per dolcificarlo un po'. Dati questi ingredienti vedete che il composto è abbastanza denso, quindi ora vado a prepararlo. E vi ho detto lo yogurt greco perché come consistenza c'è bisogno di un po' di densità. Quindi metto prima un po' di questo composto in un bicchiere per farlo mantenere e poi vado a prendere i pavesini e li metto tutto intorno. Quindi una volta posizionati tutti i pavesini intorno al bicchiere andiamo ad aggiungere l'altro composto fino, diciamo, alla sommità del bicchiere. Poi io lo vado a decorare con un lampone. Allora, quando lo mangiate prenderete un pavesino e lo inzupperete, diciamo, nel composto. Raga, ve lo assicuro, è delizioso e non ve ne pentirete. Come avete visto è semplicissimo da fare, quindi se lo riprodurrete mi raccomando taggatemi su Instagram e mi raccomando non dimenticatevi di seguirmi anche lì dove pubblico tantissimo. Sono ancora qui facendo la traduzione che avevo detto, ma intanto sto mangiando questo snack salutare che sono dei ceci secchi
che ha comprato mia mamma, perché mia mamma peggio di me è una fissata con le cose sane e gustose, anche se questo voglio dire non è proprio gustosissimo, però è sfizioso da mangiare. La luce non va bene però. Sono questi, vedete? Manuzzi, frutta secca. Sono buoni. Solo cece, tostato e sale.